Mi hai insegnato ad amare. Luca Bizzarri travolto dal dolore. Cos'è successo? Terribile lutto per Luca Bizzarri, 53 anni, attore, comico e conduttore televisivo, noto principalmente per il duo Luca e Paolo, formato con Paolo Cessisoglu. È stato proprio lui a dare la notizia sui social. E sono stati in tanti a scrivergli messaggi di cordoglio per la dolorosa perdita. Luca Bizzarri in lutto, il post toccante sui social, mi hai insegnato ad amare. Chi segue Luca Bizzarri sui social e nel suo lavoro conosceva anche lui, Smog, il cane che viveva con l'attore ormai da 13 anni. Il pastore tedesco è morto in queste ore. A salutarlo pubblicamente ha pensato proprio il regista e comico, che ha scritto un doloroso messaggio su Instagram. Continua a leggere dopo le foto, Luca Bizzarri in lutto, il messaggio su Instagram commuove. Smog 5 settembre 2011, 24 novembre 2024, si legge nel toccante post di Luca Bizzarri. Addio Smog, eravamo proprio belli insieme, che tu possa trovare tutte le pigne da rincorrere del mondo. Mi mancherai, amico mio, io ti ho insegnato ad aspettarmi fuori dai negozi, tu mi hai insegnato ad amare. Fai buon viaggio, recita la dedica del 53enne. Tanti gli amici e colleghi che hanno lasciato un messaggio di supporto all'ex, Iena. Che dolore, Luca. Le parole della conduttrice di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici. Come ti capisco amico caro. Adesso Smog conoscerà Morfin, ha commentato invece Rosita Celentano, nota figlia del molleggiato. Luca Bizzarri in lutto per la morte del suo cane, Smog era molto più che un cane per Luca Bizzarri. Era una figura presente, importante, come provano le tante foto sul suo profilo social con protagonista l'amico a quattro zampe. Bizzarri non è sposato e non ha figli, tuttavia nel corso degli anni è stato spesso protagonista di gossip per via delle sue relazioni con donne del mondo dello spettacolo. Dal 2014 al 2018 è stato legato a Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, di quasi 20 anni più giovane. I due, dopo una storia d'amore durata 4 anni, hanno rotto. In seguito, l'attore è finito sulle pagine di Cronaca Rosa per una presunta storia con Bianca Guaccero, ora concorrente, Ballando. È stata però la stessa presentatrice durante una diretta di Detto Fatto a smentire la notizia. Cosa sappiamo della sua vita privata? L'ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca, ricordando il primo incontro con Bizzarri, aveva parlato di un colpo di fulmine. Io ho capito subito che il Luca che avevo di fronte era diverso dal Luca che tante volte avevo visto in TV e di cui avevo sentito parlare e che il suo interesse nei miei confronti era autentico. La loro relazione non è stata semplice per via della differenza d'età. Sembra che anche i genitori di lei non approvassero l'unione. Avevo pure paura che se ci avessero visto insieme, avrei fatto la figura di quella che si mette con un uomo famoso solo per avere visibilità, ha spiegato Ludovica Frasca in un'intervista di qualche tempo fa.